Dalla sede della Protezione Civile del Veneto di Marghera, oggi c'è stato un punto stampa da parte del Presidente del Veneto Luca Zaia e dell'Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, che hanno un po' aggiornato sull'andamento dell'epidemia in Veneto. Ebbene, i contagi in regione in 10 giorni sono aumentati del 150% e si prevede che potranno crescere ancora. L'impatto negli ospedali, questo è anche il dato, che è il nuovo parametro per decidere la classificazione delle regioni, dicevo, che l'impatto negli ospedali resta contenuto. Di 160 pazienti che sono stati presi in carico negli ultimi giorni, tutti con variante Delta, negli ultimi 10 giorni sono tutti non vaccinati, tranne una persona che aveva una sola dose di vaccino. Con questi parametri il Veneto, proprio alla luce anche delle nuove disposizioni, resta in zona bianca. È inevitabile che noi sappiamo già che questa nuova curva di contagio crescerà ancora, questo è poco ma sicuro, ha delle caratteristiche che sono particolari, questo lo dobbiamo dire fino in fondo, ha delle caratteristiche che intanto ci permettono di dire che in questa fase il primo dato è che da un punto di vista epidemiologico le classi di età più, diciamo, rappresentative da un punto di vista di contagio sono i nati dal 1999 al 2004. Questa è proprio una parte importante dei contagi. Sono ragazzi che nella quasi totalità sono asintomatici, della serie tu potresti dire come se andassi a cercare il virus dell'influenza d'estate, sicuramente ne trovo positivo il virus dell'influenza, ma so già che non si ammaleranno d'influenza, no? Con l'introduzione del Green Pass obbligatorio sono incrementate le prenotazioni dei vaccini. Zaia ha sostenuto che per settembre tra vaccinati e prenotati più del 70% dei veneti sarà vaccinato e per ottobre si arriverà addirittura all'80%. Il commento di Zaia sui contenuti del nuovo decreto esprime il disappunto per le discoteche che ancora rimangono chiuse. Congelate le sospensioni dei medici che rifiutano il vaccino in Veneto, deve essere trovata, ha detto Zaia, una soluzione nazionale per evitare il blocco dei servizi, data la cronica mancanza di personale sanitario a tutti i livelli. Non si procede in Veneto. No, non si va avanti con le carte. Abbiamo fatto una riunione anche ieri perché bisogna che a livello nazionale ci sia più chiarezza e più coordinamento anche con le altre regioni. Nel senso che ad oggi non si va avanti a spron battuto, cioè nel senso che i provvedimenti che sono stati fatti sono un attimo congelati, ma semplicemente per un motivo, ci vuole coordinamento nazionale e dall'altro voglio anche ricordarvi che dietro le sospensioni c'è un altro problema, che gioco forza pesa su di noi, la mancanza di professionisti. Quindi chi ha fatto questo decreto con l'obbligatorietà non ha tenuto conto che mancano i medici. Dopo è pur vero che i numeri sono infinitesimali.